Bentornati e ben ritrovati dopo questo piccolo stop di un mesetto circa a una nuova puntata del Salotto Google di C2 Group. Io sono Alessandro De Bono, responsabile del team Google di C2 e oggi siamo qui per riaprire la stagione di video che parlano e che affrontano il tema Google a 360 gradi, ma principalmente con un focus rivolto alla scuola e alle sue esigenze. Vediamo come Google sta cercando di rispondere al meglio. Il primo argomento, visto che comunque siamo, o meglio, siete ritornati a scuola, chi più, chi meno, chi in presenza, chi a metà, però avremo sempre a che fare con gli strumenti Google e di G Suite for Education, visto che sono state tantissime le scuole che lo hanno adottato. Come già saprete, probabilmente Google ha rilasciato un bel elenco di nuove funzionalità, di nuove caratteristiche che andranno ad essere implementate nella vostra G Suite for Education. Per questo, per cominciare l'anno scolastico nel migliore dei modi, ma soprattutto consapevoli di quello che avremo a disposizione, oggi avrò qui con me come ospite una veterana del salotto Google di C2, che è Jessica Redeghieri. Ciao Jessica! Ciao Alessandro, ciao a tutti, ben ritrovati! Esatto, ci siamo presi un po' di pausa, ma siamo tornati. E grazie per essere qui e a parlare con me di quelle che sono le novità rilasciate da Google, che chiaramente piano piano, non tutte subito, ma piano piano troveremo nella nostra G Suite for Education. Detto questo, ci fai vedere già qualcosa? Partiamo subito sì. A mille. Allora, guardiamo subito, cominciamo subito con le novità. Quindi vediamo la mia presentazione. Una cosa importante però, Alessandro, se posso, prima di cominciare a vedere tutte quelle che sono le novità. Intanto vi spoilero qualcosa perché non avevo messo la copertina, siamo già direttamente nelle nostre slide. Andiamo qui, perfetto. Allora, vi dicevo, è importante adesso ricordare quello che diceva Alessandro, quindi che le novità che vedremo oggi assieme non saranno tutte disponibili fin da subito, alcune sono già disponibili, alcune lo saranno nei prossimi mesi, in ottobre, anche novembre, dicembre, comunque prima Entro della la fine fine del dell'anno. 2020. Esatto. E poi un'altra cosa da ricordare è che il rilascio di queste funzioni nuove non è per tutti nello stesso momento, quindi per rilasciare una delle funzioni, qualsiasi delle funzioni che vedremo assieme, ci sarà un po' di tempo, quindi magari in un dominio della scuola vicino alla vostra vedrete già alcune delle nuove funzioni, magari invece nel vostro dominio non sono ancora state attivate. Di solito Google si prende un paio di settimane per fare il rilascio completo, quindi a tutti i domini G Suite, giusto Ale? Esatto. Quindi non spaventatevi, questo lo dico proprio perché so che ci sono alcuni docenti, magari che vedono all'interno dei corsi di formazione o alcuni colleghi di altre scuole che loro hanno già questi strumenti e invece nel loro dominio non li hanno. Non c'è. Faccio un altro, apro un'altra parentesi anche prima di cominciare. Quelle che vedremo sono tutte le novità, alcune saranno disponibili per la G Suite for Education, che di solito chiamo normale, poi dopo ci sarà un lessico più appropriato probabilmente, e altre invece saranno novità della G Suite Enterprise for Education. Questo è importante dirlo e quando ve ne parleremo lo sottolineeremo anche. Esatto. E sottolineerei anche il fatto del nome, cioè che si chiama G Suite Enterprise for Education, no? Questo perché semplicemente esiste anche una G Suite Enterprise, punto, che è un'altra cosa che non è per le scuole. Esatto. Assolutamente sì. Allora cominciamo. Assolutamente, vai. Bene, andiamo. Allora, il primo strumento, in generale, gli strumenti di cui vedremo le novità oggi sono i pilastri portanti della nostra didattica a distanza e probabilmente saranno
alcuni dei pilastri portanti anche della nostra didattica digitale integrata. Poi ogni scuola ha iniziato a progettare, ha progettato la didattica digitale integrata in modo diverso, quindi ovviamente poi dovrete personalizzare l'utilizzo di questi strumenti in base alle decisioni e all'organizzazione che avrete all'interno della vostra scuola. Sì. I pilastri, vi dicevo, saranno Google Meet e Google Classroom, quindi due strumenti utilizzatissimi che ritornano ad essere ancora migliori rispetto a quello che abbiamo conosciuto durante questi mesi di didattica a distanza. Sì, assolutamente. Poi ci sarà qualcosa che magari aggiungeremo all'ultimo, perché qualcosa viene, diciamo così, rilasciato ufficialmente, altre cose l'esperienza vuole che a volte neanche l'assistenza Google ne sia a conoscenza, finché non sorge il problema, però parleremo anche di quella che è stata un po' l'esperienza di alcune caratteristiche di Meet che appunto sono venute fuori, che non conoscevamo. Ecco, sì. Prima di vedere quelle nuove, spiegherei magari a chi ancora non lo sa che cosa è successo con le tre funzioni di Meet che ci sono state prestate a marzo-aprile, se per te va bene. Sì, assolutamente. Quindi facciamo un aggancio con quello che avevamo già visto. Lo sapete tutti ormai, non sto ad approfondire più di tanto. Ad aprile, da parte di Google, ci sono state prestate tre funzioni importanti di Google Meet, che sono la possibilità di registrare le nostre stanze di Meet, quindi le nostre anche lezioni a distanza in quel caso, e la seconda era la possibilità di fare lo streaming direttamente all'interno del nostro dominio a partire da Meet. La terza invece era l'aumento di partecipanti come numero massimo, che arrivava fino a 250. Cosa succede adesso a queste tre funzioni? Allora, per quanto riguarda la G Suite for Edu, il numero dei partecipanti ritorna ad essere quello di prima, quindi ritorna a 100. Non ci sarà più la possibilità di fare lo streaming. E per quanto riguarda la possibilità di registrare, che nei primi mesi così di passaggio pensavamo venisse eliminata del tutto, in realtà rimane in parte anche per la G Suite for Edu, quindi domini con G Suite for Edu, però in modo un po' diverso, perché potremo lo stesso registrare le nostre lezioni o in generale le nostre stanze di Meet, ma avremo la possibilità di utilizzare la registrazione, quindi di vedere la registrazione che abbiamo creato, solo per 30 giorni. Questa registrazione non potrà essere scaricata, quindi non la potremo più utilizzare per creare i nostri video, ad esempio, da pubblicare, non so, su YouTube, in tanti l'hanno fatto questo esperimento, e non potremo più condividerla al di fuori del nostro dominio. Quindi registrazioni, file di registrazione disponibile per 30 giorni all'interno del dominio. Dopodiché non lo vedremo più dopo questi 30 esatto. giorni. Esatto. Quindi una funzione utile magari per registrare delle lezioni a distanza e farle rivedere ai ragazzi che non erano presenti, però poi dopo i 30 giorni non le avremo più a disposizione. E nulla cambia, quindi queste tre funzioni rimangono lo stesso, però nella versione G Suite Enterprise for Education. Esatto. Perfetto, quindi questo era un po' l'aggancio per capire dove eravamo rimasti e poi iniziare con invece le nuove funzioni e le novità. Alcune ci sono già, alcune le vedremo nelle prossime settimane. Sì, poi vi diremo anche qualcosa più sulle tempistiche, vediamo un po'. Ok, perfetto. Allora, molte delle novità che ci sono all'interno di Meet riguardano il controllo del meeting.
tanti feedback sono stati dati negli ultimi mesi e abbiamo fatto benissimo, direi, a inviare questi feedback per Meet, perché ovviamente con il nostro apporto anche e la nostra opinione, anche Google probabilmente ha visto che alcune funzioni potevano essere molto importanti da implementare all'interno di questo strumento. Quindi probabilmente troveremo una risposta a tutte le esigenze che erano emerse con l'utilizzo di Google Meet in questi ultimi mesi. Quindi questo è molto importante, e quando leggerete probabilmente le nuove funzioni che avremo a disposizione, vi verrà in mente: allora, ecco, in quel momento ne avevo bisogno, finalmente adesso l'avremo a disposizione. Vi sprono anche a continuare a mandare i vari feedback tramite lo strumento che trovate su ogni applicazione Google, ovvero il punto interrogativo, e tranquillamente scrivetelo anche in italiano, perché i dipendenti Google, chiamiamoli così, Googlers, che al di là ricevono i vostri feedback, poi li traducono, e quindi tutti i feedback vengono consegnati a chi di dovere, poi chiaramente con una scala di priorità qualcosa verrà rilasciato prima, qualcosa dopo, però sì, continuate a mandare tutti i feedback che ritenete opportuni. Perfetto, allora comincio, perché iniziamo a registrare i salotti dicendo che facciamo qua un appuntamento di un quarto d'ora, invece poi mi dilungo sempre come al solito e cominciamo a parlare per ore. Allora, iniziamo dalla prima, importantissima questa: i partecipanti esclusi non potranno rientrare. Quindi sapete che abbiamo la possibilità, come organizzatori delle stanze di Meet, di avere il controllo. E fino adesso abbiamo potuto, come organizzatori, escludere, quindi rimuovere alcuni partecipanti perché magari davano fastidio oppure perché non dovevano essere all'interno di questa stanza. Esatto. Finora i partecipanti che venivano esclusi potevano rientrare o quantomeno richiedere di rientrare all'interno della nostra stanza, e questo ha causato diversi problemi perché magari questi partecipanti ci tenevano veramente molto a disturbare la nostra stanza e in continuazione ci chiedevano di rientrare facendoci comparire il pop-up di richiesta. In questo caso, adesso con le nuove modalità, chi chiederà di rientrare, anche se è stato escluso, anzi, chi è stato escluso non potrà richiedere di rientrare e quindi non ci disturberà. Questo è molto importante. Poi, chi richiede l'accesso, quindi non è ancora entrato, ma ci richiede l'accesso e viene rifiutato due volte, non potrà più nemmeno richiedere l'accesso, quindi viene definito bussare come azione, non potrà più bussare. Stessa cosa che dicevamo prima, magari qualcuno ci richiedeva l'accesso, noi rifiutiamo l'accesso, se lo rifiutiamo per due volte non potrà più richiederlo, e questo ci evita diverso disturbo e quindi ci permette di fare i nostri incontri in Meet in modo molto più snello e più agevole. Esatto. Poi il proprietario potrà escludere tutti i partecipanti in una volta sola. Questo sarà utilissimo soprattutto alla fine dei nostri meeting. Vogliamo essere sicuri che all'interno della stanza non ci sia più nessuno, quindi vogliamo essere gli ultimi ad uscire. Avremo la possibilità, anziché escludere un partecipante alla volta, di escluderli tutti in una volta. Quindi restiamo solo noi, chiudiamo la stanza e siamo sicuri che nessuno sia più all'interno. Utilissimo soprattutto per le stanze con nickname, perché sapete che alla fine, quando non c'è più nessuno dentro, le stanze vengono chiuse e l'URL non è più utilizzabile. Quindi quella stanza sarà, diciamo così, bruciata. Esatto. Bene. Importantissimo anche questo, e lo vediamo già, lo vedremo tra pochissimo quando andremo a vedere le novità direttamente all'interno di Meet, o perlomeno quelle novità che per il nostro dominio sono già state attivate. Gli utenti anonimi non potranno accedere. Quali sono gli utenti anonimi? Quelli che non hanno né un account G Suite for Edu, quindi né un account del nostro dominio, né un account G Suite for Edu di un altro dominio, e nemmeno un account Gmail. Probabilmente sapete che prima era possibile entrare all'interno delle stanze di Meet di
create con G Suite for Edu, anche senza account Google generale, così non facciamo la distinzione ogni volta, perché potevamo accedere al link, ci veniva chiesto soltanto nostro nome e cognome, senza la necessità di accedere con un account, e l'utente poteva entrare. Adesso è possibile escludere questa possibilità, è un po' un gioco di parole, però possiamo fare in modo che gli utenti anonimi non entrino. Di default non possono entrare. Poi noi come organizzatori, eventualmente, se abbiamo delle necessità particolari, come ad esempio far entrare dei genitori che non possono utilizzare l'account G Suite dei propri figli, oppure altre necessità particolari per far entrare degli esterni, allora lo possiamo attivare. Quindi possiamo lasciare che gli utenti anonimi entrino, altrimenti no, non entrano. Un'altra cosa molto richiesta, un'altra nuova funzione, ancora non è attiva, probabilmente Alessandro, se non mi sbaglio, da ottobre dovrebbe cominciare il rilascio di questa nuova funzione, giusto? Sì, in realtà un po' di un minimo di rollout c'è già stato, già visto. E Fortunelli. Sì, esatto, quindi ci siamo, ecco. Ok, perfetto. Richiestissima anche in questo caso. Si è andati alla ricerca di qualsiasi tipo di estensione che potesse permetterci di fare questa cosa, ma ovviamente quando andiamo a utilizzare delle estensioni esterne, un po' per la sicurezza, un po' perché appesantiscono la trasmissione, poi probabilmente abbiamo lasciato perdere in questo caso. Avremo la possibilità di sfumare lo sfondo, quindi verrà riconosciuta la nostra immagine in primo piano e verrà sfumato lo sfondo che abbiamo dietro di noi in pratica, oppure potremmo anche sostituirlo, quindi come se avessimo un green screen potremmo andare a sostituire il nostro sfondo reale con uno sfondo digitale, un'immagine che andremo a selezionare. Piaggia e mare, ovviamente. Esatto, probabilmente sì, per fare un po' di gola. A parte tutto, a parte il resto, insomma, anche per gli studenti probabilmente è interessante, oltre che per i docenti, anche perché ci permette di non essere troppo invadenti, diciamo così, nelle case anche e soprattutto dei nostri studenti. Il proprietario potrà disattivare il microfono a tutti i partecipanti. Altrettanto importante, dicevamo prima, era importante poter escludere tutti i partecipanti. Negli ultimi mesi abbiamo visto che sarebbe stato importantissimo avere questa funzione, lo è ancora, molto molto importante, e finalmente verrà attivata e la potremo utilizzare. Quindi noi potremo andare a disattivare il microfono di tutti i partecipanti, lasciare attivo il nostro e poi eventualmente chiedere a altri relatori di riattivare il loro microfono. Faremo tutto in una volta, utile soprattutto quando abbiamo delle classi numerose oppure abbiamo dei gruppi numerosi, ad esempio tenendo il numero dei 100 facciamo un webinar oppure un corso con, non lo so, 99 persone, andiamo a disattivare il microfono di queste 99 persone in una volta sola e poi facciamo il nostro intervento. Utile perché almeno non dobbiamo spiegare a tutti, non dobbiamo richiedere a tutti di disattivare il proprio microfono. Ale, ogni tanto fermami se parto in quinta. Vai alla grande. Benissimo. Ecco, importantissimo, e lo vedremo anche questo tra poco, il proprietario può disabilitare la chat interna. Proprietario è indicato, diciamo così, organizzatore della stanza, creatore della stanza, chiamiamolo come vogliamo, in ogni caso chi ha creato quell'appuntamento, quella stanza di Meet, potrà disabilitare la chat interna. Anche questa richiestissima, probabilmente se avete utilizzato Meet lo sapete, una delle richieste che veniva fatta di più di tutte era proprio questa, quindi la possibilità di togliere la chat da Meet. Non verrà eliminata materialmente, quindi l'avremo ancora lì la chat, ma potremo disabilitare la possibilità per i partecipanti di scrivere all'interno della chat. Quindi mentre noi parliamo all'interno della chat non potranno magari disturbarsi tra di loro oppure parlare di altri argomenti.
se ci serve la chat, e quando ci serve la chat possiamo abilitarla nuovamente e dar loro la possibilità. Queste funzioni, questi settaggi possono essere abilitati, disabilitati anche in momenti diversi durante il nostro meeting, in pratica quando vogliamo e quando ci servono. Altra possibilità, il proprietario potrà limitare la possibilità di presentare, quindi una nuova funzione è proprio questa, anche questa la vedremo. Per ora tutti i partecipanti alla nostra riunione hanno la possibilità di condividere lo schermo, e significa questo presentare, quindi condividere il proprio schermo. Possiamo disattivare questa possibilità per i partecipanti, quindi lasciare solo a noi la possibilità di condividere il nostro schermo. Utile soprattutto perché evitiamo le sovrapposizioni. Magari noi stiamo presentando come sto presentando io in questo momento, Alessandro mi vuole fare uno scherzo, vuol prendere direttamente la presentazione, condivide il suo schermo anche senza volere, succede questo, e quello che è il suo schermo viene sovrapposto al mio che non si vede più. Quindi utile anche questa nuova funzione. Ultima funzione per quanto riguarda il miglioramento del controllo del meeting, la stanza, quindi il meeting, verrà aperto, quindi inizierà solo all'accesso del moderatore, o meglio di chi ha organizzato la chat, proprietario, organizzatore, come dicevamo prima. Ecco, ci tengo a dire una cosa che, anche se sembra banale, in realtà non lo è, ovvero che Google Meet nasce in realtà come strumento per delle riunioni di lavoro, quindi è uno strumento molto semplice, se vogliamo, grezzo, per delle riunioni di piccoli gruppi, di lavoro, magari quindi anche di adulti, per cui molte di queste funzioni, tra virgolette, non erano necessarie. Però, come avete visto, Google è molto attenta alle esigenze, per cui sta trasformando fondamentalmente Google Meet piano piano in uno di quegli strumenti specifici per le conferenze. Spesso mi hai detto, ma questo strumento fa molte cose in più, però è uno strumento specifico, specialistico per quel tipo di funzione, quindi magari i webinar, cosa che all'inizio non era Meet, quindi insomma io apprezzo lo sforzo e l'investimento per cui Google sta lavorando molto su Meet, è anche un motivo per cui spesso le applicazioni di terze parti non funzionano più, perché essendoci tanti aggiornamenti costanti, gli sviluppatori esterni non riescono chiaramente a stare al passo. Ecco, quindi questo volevo sottolineare. Ecco, da amante della programmazione, se posso, Alessandro, certo, probabilmente qualcuno si chiederà, ma perché queste funzioni non sono state attivate prima? Allora, è un lavoro immane attivare, soltanto creare, poi testare queste nuove funzioni e oltretutto rilasciarle per i domini. Quindi non è così immediato che si fa una richiesta e poi Google sviluppa le funzioni in base alle richieste che provengono dagli insegnanti o dagli utenti che utilizzano appunto Google Meet o gli altri strumenti. Quindi, secondo me, guardando le tempistiche, è già un lavorone il fatto che è una grande conquista il fatto che ci siano già alcune di queste funzioni disponibili adesso e le prossime che stanno arrivando. Sì, concordo. Ecco, mi permetto solo di dirlo perché magari qualcuno pensa, allora ci fossero state prima, è vero, però i tempi sono fisiologici anche, diciamo. Allora, quasi quasi andrei a vedere, mi fermerei un attimo con la presentazione, andrei a vedere alcune di queste nuove funzioni in Google Meet. Sì. Ok, allora io ho già aperto la mia stanza in Google Meet, vedete la mia foto lì in primo piano. Allora, alcune di queste le possiamo già vedere, ad esempio qui all'interno della chat vediamo che abbiamo già, nel nostro caso, riprendo sempre la parentesi di prima perché queste sono alcune funzioni già attive, magari voi ne avete già di più attive, chi lo sa, o forse non le avete ancora, non vi preoccupate, nelle prossime settimane si sistemerà il tutto. Allora, nella chat vedete che noi abbiamo la possibilità di consentire a tutti di inviare messaggi.
E quindi se questa, se questo pulsante è attivato, se questa funzione è attivata, tutti potranno scrivere in chat. Di default è attiva, noi possiamo anche disattivarla direttamente da qui. E quindi disabilitare la chat in quel momento per tutti i partecipanti. Poi un'altra cosa interessante è nella sezione persone abbiamo la possibilità di accedere ai controlli dell'organizzatore. Qui abbiamo un menu veloce, poi vi farò vedere anche dove li possiamo trovare. I controlli dell'organizzatore sono quelli che dicevamo prima, quindi condividi lo schermo dei partecipanti. Adesso i partecipanti possono condividere il loro schermo e presentare, se lo disattiviamo non lo potranno più fare. Stessa cosa per la chat, anche da qui possiamo disabilitarla. Se la disabilitiamo da qui, anche nella sezione chat, verrà in automatico disabilitata. Lo vedete qui. I controlli dell'organizzatore possono essere visti anche in un modo un po' più completo, quindi possiamo visualizzare tutte le impostazioni dell'organizzatore. Se premiamo qui, andiamo nella terza scheda delle impostazioni. Vi ricordate che prima c'era solo audio e video, adesso c'è anche controlli dell'organizzatore. Qui abbiamo i due controlli che abbiamo visto un attimo fa nel menu rapido e poi abbiamo le impostazioni invece dell'accesso rapido. Questo accesso rapido che cosa contiene in sé? Ci dà la possibilità di disattivare l'accesso dall'esterno, quindi le persone non possono partecipare in modo anonimo, lo dicevamo prima, l'abbiamo già sviscerato a sufficienza. Solo le persone invitate dall'organizzatore possono partecipare senza chiedere l'autorizzazione e questa è una bellissima novità, in realtà non l'ho messa in evidenza prima, ma è interessante. E qui abbiamo la possibilità di fare in modo che solo chi ha ricevuto l'invito possa entrare senza richiedere l'accesso. Significa che anche se una persona fa parte del nostro dominio, ma non è stata invitata, ad esempio attraverso l'invito in calendar o con gli inviti direttamente all'interno della stanza di Meet, questa persona per entrare dovrà richiederci l'accesso. Adesso non è così, chiunque del nostro dominio può entrare all'interno della nostra stanza se ha il link. Queste opzioni possono essere attivate o disattivate tutte in una volta, quindi se noi andiamo a disattivare queste impostazioni significa che le persone possono entrare in modo anonimo e ad esempio che possono entrare anche senza chiederci il permesso se sono all'interno del nostro dominio. Ok. Allora, abbiamo visto questo, le ritroviamo anche come impostazioni all'interno cliccando sul lucchetto, sullo scudo con il lucchetto all'interno che troviamo in basso a sinistra e qui abbiamo tutto. Abbiamo sia l'accesso rapido, condividi lo schermo, invia i messaggi e poi ritorniamo anche alle impostazioni. Esatto, con un click. Stessa cosa, con un click. O se no, tre puntini, impostazioni. Sui tre puntini ci ritorneremo perché qui andremo a ritrovare anche qualcosa di nuovo, anzi magari lo vediamo in anteprima, rispetto al layout. Ci è stato chiesto moltissimo, anzi è stato chiesto a Google, non so perché ha usato il noi, è stato chiesto moltissimo. Sì, a volte ci chiedevano anche a noi, magari potessi decidere io volentieri. Esatto, è stato chiesto moltissimo di aumentare il numero di partecipanti che possono essere visualizzati in una volta sola nel layout griglia. Era già stato aumentato perché eravamo passati da 4 a 16 e adesso addirittura impostando il layout su griglia possiamo decidere anche di arrivare fino a 49. Quindi vedremo 49 partecipanti piccolini uno dopo l'altro. Secondo me non è male come numero perché intanto ci permette di vedere tutta la classe e poi sinceramente provando anche dei layout diversi, quindi magari arrivare anche fino a 100
e oltre, diventava proprio qualcosa di molto difficile da gestire. È vero che si vedono tutti i visi, è bello perché fa community, fa gruppo, vedere tutti, però le immagini diventano veramente piccolissime, quindi hanno delle dimensioni proprio ridotte al massimo. 49 secondo me è una buona, un buon compromesso, poi ci direte anche voi che cosa ne pensate. Intanto tutta la classe è assicurata, sperando di non avere una classe di 49 persone. Sarebbe una bella sfida, sì, 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 49. Beh, i corsi di formazione che facciamo sono anche di più, quindi vabbè. Esatto, utile anche per quello. Esatto. Allora, passiamo quindi, visto che abbiamo fatto uno spoiler, alle altre funzioni che ci sono, che non riguardano la gestione in sé per sé della stanza, ma riguardano altri aspetti. Ad esempio, la possibilità di creare delle lezioni più coinvolgenti o, in generale, di facilitare la gestione delle lezioni quando ci ritroviamo all'interno di una stanza di Meet. Innanzitutto avremo a disposizione quelle che vedete su sfondo chiaro, sono anche per G Suite for Edu, quindi le ritroviamo anche lì. Le altre su sfondo scuro le ritroveremo per G Suite Enterprise for Education, dopo lo diremo. Sì. Innanzitutto abbiamo l'alzata di mano, quindi anche questa tanto richiesta, i partecipanti potranno indicare la loro volontà di intervenire, quindi noi vedremo la manina alzata e potremo chiamare il partecipante per farlo intervenire all'interno della lezione, esattamente come succede in classe, quindi non mi ci soffermo più di tanto. Importantissima la seconda funzione nuova, cioè la possibilità di avere una lavagna virtuale integrata. Fino adesso abbiamo utilizzato Jamboard come applicazione esterna al posto della nostra lavagna di classe, quindi come lavagna virtuale, lavagna digitale, ma quello che dovevamo fare era mettere da una parte Meet e aprire Jamboard, magari affiancando le due finestre, così da una parte vedevamo la lavagna, da una parte vedevamo invece i nostri studenti, oppure ingegnandoci in qualche altro modo per avere un controllo maggiore anche sulla stanza di Meet mentre andavamo a scrivere sulla lavagna. Adesso potremo avere la lavagna integrata all'interno, quindi la potremo aprire direttamente dalla nostra stanza di Meet, avremo una lavagna Jamboard in pratica a disposizione e potremo utilizzarla direttamente senza uscire da Meet. Esatto, poi non ci dimentichiamo che comunque Jamboard, il file Jamboard è condivisibile, quindi comunque anche gli studenti possono partecipare in modalità sincrona o asincrona sullo stesso file, quindi se fosse necessario potete anche farli lavorare in questo senso. Benissimo, quindi teniamo tutti i pro e le cose belle che avevamo con la modalità che ci eravamo inventati prima, però le abbiamo tutte integrate all'interno di Meet. Molto bello. La griglia fino a 49 partecipanti l'abbiamo vista un attimo fa e poi avremo la trascrizione del parlato in più lingue oltre all'inglese. Possiamo confermare anche l'italiano, Ale? Non subito come al solito, però sì, già appunto avevate probabilmente già provato i sottotitoli in tempo reale in lingua inglese. E piano piano uscirà anche la possibilità di avere appunto la traduzione in tempo reale, un po' come i sottotitoli di YouTube, se vogliamo, anche poi in italiano, ecco. Molto utile. Adesso chi insegna inglese oppure chi fa lezioni in inglese ha già questa possibilità, quindi mentre parliamo, attivando questo tipo di sottotitolo, diciamo così, in Meet possiamo già vedere la trascrizione di quello che diciamo, quindi il parlato viene trasformato direttamente in testo e ovviamente facilita la comprensione di chi ci sta seguendo. Speriamo che presto allora arrivi anche in italiano, senz'altro sarà molto molto utile. Sì. Perfetto, allora iniziamo con le funzioni che invece avremo all'interno dei nostri domini G Suite Enterprise for Education, quindi non saranno disponibili per i domini normali G Suite for Edu, ma solo quelli che sono passati a Enterprise for Education.
avremo la registrazione delle presenze, quindi una sorta di registro con gli accessi e le uscite, anche questo molto molto utile perché ci permette di avere una lista di chi ha partecipato senza dover fare magari un modulo Google da far compilare per avere idea di chi è presente all'interno del nostro meeting. Verrà fatto tutto in automatico e avremo così la lista portata di mano. Sì, è un report automatico che è diverso da quello a cui eravamo abituati con il log delle presenze nell'admin console, ecco. Esatto, poi sarà visibile da tutti gli organizzatori, non soltanto dagli amministratori di console, giusto? Esatto. Benissimo. Poi avremo le famose breakout rooms, che in realtà, detta proprio in italiano, senza usare la parola in inglese, è la possibilità di suddividere i partecipanti in piccole stanze per i lavori a piccolo gruppo o in generale a gruppi più piccoli di quelli che si trovano nella stanza principale. Utilissimo per spezzare un po' il lavoro, quindi magari facciamo la nostra lezione frontale, poi decidiamo di dividere la classe in più gruppi di lavoro, creiamo queste piccole stanze parallele e i ragazzi potranno andare a lavorare nelle stanze, confrontarsi tra di loro e continuare a lavorare, per poi magari riportare, condividere il lavoro che hanno fatto a grande gruppo nella stanza madre, diciamo così. Senza fuoriuscire fisicamente da quella stanza lì. Quindi esatto. Più semplice. Sì, esatto, infatti adesso avevamo trovato e ne avevamo parlato diverse volte anche della possibilità di creare delle stanze, delle vere e proprie stanze parallele, quindi con URL a parte e quindi aprire ad esempio contemporaneamente 5-6 stanze di Meet. Non dovremo più farlo manualmente, verrà fatta una suddivisione interna all'interno della nostra stanza generale e lì potranno lavorare a piccolo gruppo. Esatto. Utile anche per i corsi di formazione, ad esempio, non solo per le lezioni. Ok, poi avremo uno spazio per il Q&A interno. Q&A è difficilissimo da dire, poi non si capisce benissimo, in italiano è il nostro spazio per le domande e risposte. Esatto. Quindi oltre alla chat avremo questo spazio anche che ci dà la possibilità di avere le domande in primo piano e potremo rispondere ai partecipanti direttamente, magari all'interno di uno spazio proprio del nostro intervento, magari alla fine, dopo che abbiamo trattato l'argomento che volevamo trattare all'interno della stanza, avremo la possibilità di rispondere alle domande. Esatto, sì, è proprio un'iconcina che appare accanto a quella della chat, quindi proprio è come una sorta di ulteriore chat, però specifica per le domande e risposte. Perfetto, così le mettiamo anche in primo piano, non le perdiamo all'interno della chat dove abbiamo magari un supporto tecnico oppure tanti ciao, buongiorno, esatto. Sono felice di ritrovarvi, ma avremo direttamente le domande. Esatto. E poi avremo la possibilità di fare dei sondaggi, quindi direttamente sempre nello spazio vicino a quello della chat avremo la possibilità di fare dei sondaggi, quindi di fare delle domande a risposta multipla e i partecipanti potranno rispondere direttamente da lì. Così avremo il nostro numero di partecipanti che hanno votato una determinata opzione, utilissimo quando dobbiamo fare ad esempio le votazioni, e avere un'idea di chi è favorevole a una certa proposta oppure no, lo potremo fare direttamente all'interno di Meet. Adesso ci siamo organizzate ad esempio con dei Google Form. Esatto, sì. Tra l'altro, ecco, queste funzionalità, diciamo, queste ultime, ad esempio, allora, l'alzata di mano, le domande e risposta, il sondaggio è appunto più verso la fine dell'anno. Le breakout room e il tracciamento delle presenze, il background, anche se è già stato rilasciato, diciamo, un minimo, il background sarà disponibile sicuramente entro ottobre e a settembre, diciamo, ormai mancano pochi giorni, comunque poi tutto il resto verrà rilasciato per tutti i domini, per tutti i domini G Suite, ecco, quindi ci siamo. Benissimo.
Perfetto, così ci hai dato anche delle tempistiche più precise. Allora, sì. Queste un po' le novità che riguarderanno Google Meet. Poi vedremo se ce ne saranno delle altre, per ora sono state annunciate sì, queste tipo, novità. Ad esempio la qualità, la trasformazione della qualità in maniera intelligente e automatica della ripresa video e audio in base ai rumori, se ci sono rumori di sottofondo, come è la luce, cioè ci sono cose poi che vengono implementate via via. Perfetto. Perfetto, queste erano quelle che vanno ad influire un po' di più, diciamo, sul nostro lavoro e i nostri processi di insegnamento e apprendimento, ed erano quelle tanto richieste negli ultimi mesi.